Bambini, conoscete la storia di Cappuccetto Rosso? Raccontiamo questa storia tutti insieme. Cappuccetto Rosso, devi andare a trovare la nonna che è malata. Resta sul sentiero e non andare nel bosco. Fai attenzione, Cappuccetto Rosso. Cappuccetto, Cappuccetto, attenzione a chi troverai sul tuo cammino. Occhi aperti mentre vai, non dar confidenza a chiunque incontrerai. E mentre si incamminava verso il bosco, si imbatté nel grande lupo cattivo. Ciao bambini, come vi va? Da dove venite? Dove si va? Non posso fermarmi, ho da fare. Un amico sto andando a trovare. Cappuccetto, Cappuccetto, attenzione, a chi troverai sul tuo cammino. Occhi aperti mentre vai, non dar confidenza a chiunque incontrerai. Dimmi dove vive il tuo amico. Devi camminare ancora molto. In mezzo al bosco, molto lontano. Oh, dobbiamo andare! Arrivederci! Cappuccetto, Cappuccetto, attenzione a chi troverai sul tuo cammino. Occhi aperti mentre vai, non dar confidenza a chiunque incontrerai. Il grande lupo cattivo voleva unirsi al gruppo, ma Cappuccetto Rosso conosceva le sue vere intenzioni. Posso anch'io unirmi a voi? Diventeremo grandi amici. Scusa, lupo, non puoi venire. Soltanto noi possiamo proseguire. Cappuccetto, Cappuccetto, attenzione a chi troverai cammino. Occhi aperti mentre vai, non dar confidenza a chiunque incontrerai. Cappuccetto Rosso era molto intelligente. Non parlò con gli sconosciuti e arrivò sana e salva dalla nonna. Cappuccetto Rosso, ascolta chi le disse attenta chi incontrerai. Cammina per tutto il bosco, è stata proprio Cappuccetto Rosso. Cappuccetto, Cappuccetto, attenzione a chi troverai sul tuo cammino. Occhi aperti mentre vai, non dar confidenza a chiunque incontrerai. Non dar confidenza a chiunque incontri. Siamo via dal temporal. Non dovete spaventarvi se i lampi poi si accendono in ciel. Ecco i lampi, cosa fanno? Sono una luce in più. La luce, guarda, si accende e poi va via. Provate anche voi. Il temporale è finito ora? Vediamo! Ma che paura noi abbiamo! Bum bum fa il tuono e lampi in ciel. Scappiamo via dal temporal. Non dovete aver paura, i tuoni fanno boom, ma niente di più. Questo suono così forte è proprio un bel bum bum. Provate dai e con le bacchette voi suonate così. Facciamo più rumore del temporale. Sì, vai! Ma che paura noi abbiamo.
andiamo via dal temporale. Se sentite tuoni in cielo, voi ricordate che solo un suono è. Quando scoppia la tempesta, noi poi sentiamo boom boom. Ma ricorda che dopo passerà, a casa noi siamo. La paura, noi coraggiosi siamo e lei se ne andrà. Suoni e luci dopo passeranno, tutto finirà. Coraggio sì, dai, al sicuro noi in casa siamo. Buonanotte. Notte. Scappiamo via dal temporale. Che spavento, i lampi in cielo, i tuoni forti e poi non smettono mai. Ho paura, è proprio forte, ma ricordiamo che noi tre insieme più coraggiosi siamo e poi finirà. Corriamo, dai! Oh! Oh. Venite! Oh. Oh. Non mi prendi! Attento, stai attento, guarda bene dove vai. Molto meglio se si gioca in sicurezza. Corri, corri sulla strada, più veloci i tuoi piedini. Fermati, guarda e pensa, corri con prudenza. Molto meglio se si gioca in sicurezza. Attento, stai attento, guarda bene dove vai. Molto meglio se si gioca in sicurezza. Chiedi prima se si può ad un grande che lo sa. Fermati, guarda e pensa, gioca con prudenza. Molto meglio se si gioca in sicurezza. Attento, stai attento, guarda bene dove vai. Molto meglio se si gioca in sicurezza.
Se ti piace spruzzar l'acqua, usa sempre i tuoi braccioli. Fermati, guarda e pensa, gioca con prudenza. Molto meglio se si gioca in sicurezza. Ora siamo soli, soli a
bar. Ops, è buio fuori lì. Noi siamo soli al buio qui. Cos'è quel rumore dietro la porta? Io chiudo gli occhi ancora. Non esistono i mostri. Siamo sicuri qui in casa. Ma io ho paura lì. Restiamo, aspettiamo qui. No, no, vieni. Resta qui con noi. È così spaventoso poi. Ecco ancora lì. Cosa c'è dietro la porta? Solo un giocattolo che brilla. Qualcosa si è mossa, è vicino a noi, è vicino a noi e lo sento chiaro, non è solo nella mia testa. Cos'è? Che sono io. Chi dovrebbe essere? Buonanotte, tesori. Ciao, Gianni. Guarda la mia macchina da corsa. Non è fantastica? Wow, fratellino, ma la sai guidare. Wow, fratellino, si rompe. Dobbiamo premere i bottoni piano. Vedi, Gianni? È più divertente così. Questo è per te. Fatto! Oh. Wow, fratellin, è una bambolina. Wow, fratellin, fa attenzione. So che ti piace farla nuotare, ma fai piano, può affonderà. Oh no! Su, fratellin, ti insegno io. Su, fratellin, ti do un aiutin. Ecco come devi farla nuotare, gentilmente. Ottimo, Gianni! La la
piace farlo trottar. Ma attenzione o tutto crollerà. No! Su, fratellin, ti insegno io. Su, fratellin, ti do un aiutin. Possiamo ricostruire il castello insieme. Questo pezzo va qui, questo lì, e abbiamo finito. Con calma e divertiamoci. Ciao Guido. Wow. Wow fratellin, fa attenzione. Wow Gianni, c'è succo tutto qui. Fratellin, fai più piano. Se rompi il robot non puoi giocare. No. Su fratellin, segno io. Su fratellin, ti do un aiutin. Questo robot è molto divertente, ma devi fare attenzione Gianni. Ora è il tuo turno. Ciao Gianni. Wow! Wow fratellin, bravissimo. Wow fratellin, sei tanto. Ora sì che fai attenzione. Ecco qui tutti i giochi che vorrai. Su fratellin, ci sei riuscito. Su fratellin, sei forte. Yeah! Whee! Ciao. Oh no, abbiamo finito gli zuccherini. Ho bisogno della polizia dei dolci. Agente, agente. Sì, signora. Può tener d'occhio i dolcetti? Certo, signora. Starò poco tempo. Va bene, farò la guardia. Che buon profumo, gnam! Chia, chia! Sì, agente! Ti sei presa un dolcetto? No, agente! Stai mentendo? Mostrami le mani. Ha, ha, ha. Cos'è questo profumo? Gnam, gnam. Oh. Oh. Ah. Ti sei preso un dolcetto? No, agente. Stai mentendo? No, agente. Mostrami le mani. Ha, ha, ha. Oh no! Salve, agente. I nostri dolcetti sono al sicuro? Tutto a posto, signora. Oh, che profumino! Oh! Papà, oh. Papà? Sì, agente? Ti sei preso un dolcetto? No, agente. Stai mentendo? No, agente. Mostrami le mani. Ha, ha, ha. Oh, agente piccino, ti sei mangiato i dolcetti? Non io! E ne vuoi uno? Con spruzzi a volontà per il nostro agente Gianni! Sì! Oh.
Agente, agente. Sì, signore. Stai mangiando dolcetti? Sì, signore. Sono buoni. Sì, l'essere. Possiamo averne un po'? Sì, sì, sì. Questi dolcetti sono buonissimi, mamma. Complimenti, mamma.